gli Aguirre. Ben trovati anche a voi, ben trovati agli Aguirre. Ciao. Ciao. Anche voi con un CD che si chiama Use Me. A quando risale? In realtà non si chiama Use Me. Ah no? Però è omonimo, il trabocchetto no, funziona sempre, nel senso che c'è in copertina questo orsetto che non si capisce apparentemente cosa sia. In realtà si tratta di un secchio dell'immondizia indiano. India, insomma, stanno il governo a quanto pare cerca di fare questa sensibilizzazione nei confronti, insomma, dei propri cittadini per utilizzare i secchioni che lì sono poco usati. Giordano appunto era in vacanza in India, ha fatto questa foto a questo secchio dell'immondizia e sopra c'è scritto Use Me, però quello fa parte della foto, in realtà il disco è titolato Aguirre perché è il primo disco. Il nome è chi è ispirato al film di Herzog? Sì, il nome è ispirato al film di Herzog. Prima di tutto un omaggio a Herzog in generale perché io personalmente lo amo molto, poi credo di averlo fatto sorbire anche agli altri alla fine. Sì. E in particolare al film, la figura di questo conquistatore spagnolo impazzito che muore su una zattera alla ricerca dell'Eldorado, sembrava una cosa abbastanza forte, pregnante, insomma anche legata un po', se vogliamo, a fare musica oggi. L'impresa è impossibile, no? Ci piaceva, cioè, comunque a me, io sono arrivato dopo, il nome già c'era, però ho trovato... Sì, poi non vi ho presentato chi c'è degli Aguirre. Io sono Stefano Svitala, sono chitarra, e qui c'è Giordano. Sono Giordano De Luca, voce, pianoforte e qualche schitarrata, ma... Ogni tanto. Così, ogni tanto, quando è necessario. Scusa, ti ho interrotto, stavi dicendo. No, dicevamo del nome, appunto, è una sorta di figura un po' Don Chisciottesca, se vogliamo, no? Di questo personaggio un po' folle che si lancia in un'avventura, in un'impresa altrettanto folle, cioè appunto quella di conquistare questo ipotetico Eldorado a bordo di una zattera con un manipolo di uomini. E ci piaceva un po', ci ricordava un po' appunto la figura del Don Chisciotte contro i mulini a vento, e quindi questa cosa un po' richiama... ci fa pensare a chi fa musica oggi in modo completamente indipendente e autonomo, e è un po' una missione, insomma, che la fai. Certamente poi Aguirre è un personaggio anche turpe, questo va detto, rispetto a Don Chisciotte, che invece è un simpaticone, però è una cosa assolutamente amorale, questo anche ci piaceva. Beh, poi c'è qualche altro richiamo cinematografico, no? In Lorna, per esempio. Lorna, sì, è un omaggio a... Rassmeyer, un grande regista, secondo me, che americano, il famoso regista delle maggiorate. Sì. Io stavo facendo la mia tesi di laurea in cinema su Marco Ferreri, però ero in un impasse terrificante e mi era venuta questa ossessione per Rassmeyer. Quindi in realtà... Lorna, spero, no? Per tutti i film, Lorna in particolare. E quindi passavo metà del tempo invece che a studiare per la tesi a vedere i suoi film, e per cui la canzone parla anche di quello, di un periodo, diciamo, di cambiamento e di stallo, però nello stesso tempo. Aguirre, allora, la band invece, quando nasce, un po' cosa ci potete dire di voi? Allora, il progetto è un po' curioso perché nasce come idea nel 2005, addirittura. Io scrivevo canzoni al piano e suonavo con Martino Cappelli, che è l'altro chitarrista, e Alice Salvagni, la bassista, che non sono presenti oggi. Salutiamo anche Davide il batterista, che non è presente. E ma saranno presenti stasera? Saranno vivo. Presenti stasera. Speriamo. Assolutamente. Speriamo di sì. E quindi nasce così, su queste canzoni che io scrivevo al piano, e con l'idea di farli uscire un po' dai confini cantautorali e farli diventare qualcosa di più ampio. E il progetto è andato avanti molto a sbalzi, con momenti anche poco fitti, diciamo, musicalmente. E poi, quando ho incontrato Stefano, il qui presente invece Stefano, che è uno che con la musica ci lavora, quindi ha fatto la produzione artistica del disco, l'ha registrato, e insomma è rinato, diciamo, il progetto su questo presupposto. La cosa curiosa è che quindi il disco è venuto in qualche modo senza che ci fosse ancora una band coesa, perché nonostante ci fossero due componenti precedenti, ma è stato un po' un greatest hits delle canzoni di Giordano De Luca degli ultimi 10 anni, infatti. Sì. Questo determina anche un po' l'eclettismo di questo disco. Quindi adesso è omogeneo. Io ho tentato nella produzione di dargli un'omogeneità, ma in effetti ci sono brani che risalgono a, penso, 10-12 anni fa, fino a brani degli ultimi anni, insomma. Quindi è stato un po' una raccolta
ascolta delle sue canzoni. Adesso invece siamo già proiettati su una dimensione un po' più corale per i prossimi lavori, il prossimo lavoro a cui già stiamo mettendo mano, dove insomma stiamo cercando di vedere un po' che esce fuori scrivendo tutti insieme. Abbiamo un suono adesso, questa è la cosa importante, un approccio che dal vivo ovviamente abbiamo messo a punto. È chiaro. Però diciamo, è nato prima il disco e poi la band, se vogliamo. Ecco, okay. La band è nata intorno al disco, che è comunque una cosa interessante. E quindi stasera farete pezzi dal disco o i pezzi nuovi? Guarda, stasera penso quasi tutti i pezzi del disco più un paio di cosette nuove che abbiamo già fatto in giro negli ultimi concerti, insomma. Perfetto, e quindi un lavoro che si compone di 11 tracce, un concerto che appunto, io poi tra l'altro vi ho visto di recente al Caffè Latino per le selezioni di Arezzo Wave, quindi un set che poi si apre a varie anche sperimentazioni sul palco e sul pezzo, quindi date spazio a qualche improvvisazione quando siete... Sì, ci proviamo, insomma, quando si tratta soprattutto magari ecco appunto di una serata nostra dove abbiamo un po' più di tempo, sì, diciamo che ci piace un pochino ecco svaccare, come si dice, sui pezzi, sui finali, insomma lavorare un pochino anche, ci stiamo aprendo man mano che poi sai l'improvvisazione è anche un fatto secondo me che prende corpo man mano che hai più tranquillità, no? Cominci a volerti insomma mettere alla prova anche su quel fronte lì con i tuoi compagni sul palco e quindi lì si crea poi dopo quella... Sì, l'improvvisazione direi che deve essere poco improvvisata, diciamo, quindi ci vuole tempo per farla bene, per cui all'inizio deve bene sembrare improvvisata. Ma allora, abbiamo preparato il brano Il Navigatore, vogliamo dire qualcosa su questo pezzo in particolare? Ma guarda, il brano sicuramente di cui a livello di arrangiamento personalmente sono più orgoglioso, nel senso che è comunque un brano che si presta molto, perché dal punto di vista compositivo è un brano secondo me eccezionale, che si presta moltissimo a queste aperture psichedeliche che nel disco ci sono, ma su questo brano diciamo in particolare hanno trovato terreno fertile, perché poi insomma sentirete perché è un brano che ha uno sviluppo appunto un brano di 5 minuti e mezzo circa, che ha uno sviluppo insomma in continuo crescendo fino a un finale molto bello. Secondo me ci siamo divertiti un po' a lì, ecco, con le sonorità e... Sì, io l'idea iniziale era addirittura, forse non te l'ho mai detto però di non finirlo mai, cioè perché c'è questa successione di accordi che io mi sarebbe piaciuto farla infinita, cioè potenzialmente un po' la cage, una cosa molto cageare. Poi ovviamente quando si tratta il di brano che ancora sta suonando di registrare si va chiusa. 5 minuti e mezzo potevano andare, insomma. Ricordiamo anche il vostro sito. Sì, beh, guarda, il sito è Facebook, perché tanto ormai abbiamo capito che se non passi di lì c'è tutto su Facebook, vabbè, Aghirre, insomma, Facebook/Aghirre, trovate tutto, ci sono insomma il link a iTunes, il sito, e il disco è distribuito digitalmente da Zimbalam, su tutti i digital store, su Spotify anche per chi lo vuole sentire, adesso Spotify insomma sta andando parecchio. È un buon canale sicuramente, legale, quindi ci piace, però dà la possibilità appunto di ascoltare i dischi per intero in streaming, ha una qualità abbastanza, devo dire, accettabile, dignitosa, poi migliorerà penso col tempo, ma secondo me insomma è un buon canale. E appunto sulla nostra pagina Facebook basta cliccare mi piace, insomma, e poi ci sono tutti gli aggiornamenti, dei concerti, iniziative, cose varie, insomma. Il Navigatore, loro sono Aghirre, stasera dal vivo insieme a Mad Chickens e ad Alice Pelle alla Locanda Atlantide in via De Lucani 22. Più o meno si partirà verso le 22. Esatto. Iniziare, insomma, iniziare Alice e ingresso 3. Ah, quindi già è stabilito l'ordine anche di sì, apparizione. Sarà Alice, Mad Chickens e poi chiudiamo, chiudiamo noi. Eccoli qui, Aghirre. Ciao a tutti. Ciao. Distanze non ne ha e non ha più idea di sé, sole già speranze non gli dà e l'alba sembra inutile. Ah, niente promesse né occasioni.
Loro sono Aguirre, questo è un brano chiamato Il Navigatore dal loro più recente disco omonimo. Quindi, ricapitolando, Mad Chickens, Aguirre e Alice Pelle questa sera dal vivo alla Locanda Atlantide in via De Lucani 22. Ingresso 3 euro e si parte con Alice Pelle che adesso andiamo ad ascoltare. Sulle sue note io vi saluto. Per quel che mi riguarda, Gianluca Polverari, ci risentiremo stasera con Puzzle, il gioco di incastri e gli altri suoni, quindi noise, psichedelia, post-punk, elettronica e molto altro ancora. Maggio. Buon proseguimento, dopo Alice Pelle sarà la volta di Eclettica con Giulio Caperdoni.